Cari bambini, cari ragazzi, domenica prossima, il 16 giugno 2024, ascolteremo un Vangelo in cui Gesù parla di semi. Ecco, dapprima dice che c'è un seme che viene gettato nel terreno e che cresce, come il contadino non lo sa, eppure cresce e questo seme diventa una pianta e poi dà frutto. E poi dopo Gesù dice che il regno di Dio è simile a un granello di senape che è piccolissimo e poi diventa un arbusto, un albero su cui gli alberi possono fare il loro nido, su cui gli uccelli possono fare il loro nido. Che cosa significa questo? Ecco, che le cose che hanno a che fare con Gesù all'inizio non sembrano ottenere un grande risultato, eppure poi ce l'hanno, perché Gesù ha un potere più grande, meno evidente ma più forte, il potere dell'amore, il potere della misericordia, il potere della grazia, il potere della vicinanza, il potere di trasformare i cuori. Allora può darsi che a volte noi diciamo: mamma mia, ho fatto quest'anno di catechismo ma mi è sembrato noioso, oppure mi dicono di andare a messa ma mi sembra che questo non cambia niente nella mia vita, oppure Gesù dice di amare, di perdonare, ma a me sembra che siano più felici, che ce l'abbiano sempre vinta le persone che sono prepotenti, quelli che si vendicano. O anche, ecco, Gesù parla di non pensare solo a fare solo quello che mi pare, ma poi alla fine non mi renderà più felice alla fine fare quello che mi pare il più possibile, divertirmi il più possibile. Ecco, e molti altri esempi. Gesù dice: guarda, che non avere paura se all'inizio non vedi un risultato, perché la cosa più importante non è fare cose eclatanti, che gli altri devono battere le mani, che sembra che hai vinto sugli altri perché, non so, ti ritengono o fanno finta di ritenerti più bello, più bravo. La cosa importante è che nella tua vita ci siano cose vere che rimangono, come l'amore, il rapporto con gli altri, come costruire delle relazioni significative, che il fatto che noi possiamo avere la pace nel cuore, che non siamo condannati a correre dietro 100.000 cose essendo sempre insoddisfatti. E la cosa più bella è che noi possiamo fare questo servizio, diciamo così, che fa questo arbusto del granello di senape, che viene dal granello di senape, per gli uccelli del cielo. Lì ci possono fare il nido. Ecco. Che noi cresciamo nell'amore, nella vicinanza di Gesù e vediamo che questo può servire anche ad altre persone, che non è un bene solo per noi, ma un bene anche per gli altri. E sapete, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, diceva Gesù. Questo farà la nostra vita ancora più bella rispetto allo stare tranquilli, divertirsi sempre o che le cose vanno che sembra che abbiamo ragione noi. Molto più grande e più bello se possiamo essere a servizio, molto più grande e più bello. Se viviamo le cose della vita, la realtà per quello che è, ma con dentro una grande certezza di essere amati da Gesù. Questo ci basta. Ci vediamo presto.